Salve a tutti amici followers, sono entusiasta di presentarvi un video un po' diverso dal solito. Oggi voglio discutere un argomento che ha stuzzicato il mio interesse, il mondo degli MMO. Tempo fa ho dedicato alcuni video a questo argomento, inizialmente avevo in mente di parlarvi del recentissimo PAX Day. Tuttavia ho deciso di prendere una strada completamente diversa e di esplorare un tema molto più ampio. Recentemente ho speso del tempo ad indagare sullo stato attuale degli MMO di rilievo e mi sono reso conto che, nonostante alcune potenzialmente interessanti nuove uscite come appunto PAX Day e The Queenfall, sembra che non ci saranno altri MMO significativi all'orizzonte per un bel po' di tempo. Altri titoli seguono un ciclo di vita che ricorda una montagna. Iniziano con un picco di popolarità, ma col tempo questa tende a scemare, portando alla perdita di giocatori nel tempo. È un ciclo di vita comune per molti giochi, si presenta come un processo naturale. Gli MMORPG invece seguono un modello di ciclo di vita più variegato. Possono avere inizio con un impatto considerevole o crescere gradualmente partendo da basi più modeste. Tuttavia, ciò che definisce veramente il successo a lungo termine di un MMO è la sua capacità di mantenere un seguito stabile e, ovviamente, appassionato nel corso di molti anni. La dinamica dell'industria degli MMO si riflette con fluttuazioni che richiamano un po' il battito cardiaco del gioco stesso, se così si può definire, sebbene non sempre sana o stabile. La presenza continua rimane un punto di riferimento essenziale. Ma quindi dov'è che voglio arrivare? Che è da un po' di tempo che non assistiamo ad un MMO che catturi davvero l'attenzione. L'industria sembra essere un perpetuo gioco del re della collina, con titoli più in vista che hanno raggiunto altezze così vertiginose che diventa difficile, se non impossibile, aspirare ad eguagliarli. È arduo immaginare la loro destituzione e saranno pochi coloro che si cimenteranno nell'impresa. Lo sviluppo di un MMORPG rappresenta una delle sfide più impegnative per uno sviluppatore di videogiochi e potrebbe essere considerata una delle scelte più rischiose in termini di investimento. La scintilla di questa conversazione è nata da una situazione che ha maturato lentamente nel corso degli ultimi 3 anni. Nel giugno del 2021 Riot Games ha lanciato un invito sul proprio sito web rivolto agli sviluppatori di giochi interessati ad esplorare il mondo degli MMORPG. Questo annuncio è stato accolto con grande interesse e la comunità degli MMO ha accolto con favore l'idea, sperando che potesse portare un titolo, un nuovo gioco che avrebbe in qualche modo rivoluzionato il settore. Tuttavia, nei 2 anni successivi le informazioni ufficiali sono rimaste scarse e, nonostante le speranze, circa un anno dopo circolano solo voci e indiscrezioni che suggeriscono che il progetto MMO di Riot potrebbe non andare avanti. Riot Games quindi ha imposto a se stessa uno standard estremamente elevato, sollevando le aspettative e a quanto pare ci sono stati particolari problemi dietro le quinte. Giusto per darvi un'idea del livello di problematiche, basta dare uno sguardo alla storia dei giocatori di New World e osservare come le cose si sono sviluppate. È un esempio evidente dei rischi che comporta il lancio di un MMO nell'attuale panorama videoludico. Anche se New World, da quanto ho visto, risultava divertente, il suo design di gioco ha alla fine giocato contro di esso, portandolo al suo attuale stato. È un peccato che le cose non siano state gestite in modo diverso, dato che era un titolo comunque interessante, ma minato da difetti critici che ne hanno determinato il crollo. Quindi, nemmeno una società con le risorse di Amazon può sopportare indefinitamente gli errori, prima o poi si raggiunge un punto di non ritorno. Ci sono stati alcuni sprazzi di MMO promettenti, ma molti progetti su Kickstarter si sono rivelati deludenti e alcuni giochi sembrano essere rimasti bloccati in una fase di accesso anticipato perpetuo. Negli ultimi 5 anni sembra che solo New World e Lost Ark possano vantare qualche forma di successo nel mondo degli MMO. Tuttavia, come spesso accade con gli MMO, le opinioni sono polarizzate, con giocatori, per esempio, che hanno passato centinaia o addirittura migliaia di ore nel gioco che si lamentano, senza offrire una visione completa dell'esperienza per i giocatori casuali. Negli ultimi tempi sono stati lanciati 20 MMO degni di nota, ma solo 12 di essi sono ancora attivi. Naturalmente ci sono stati molti altri MMO rilasciati, ma non sto considerando quelli che hanno avuto poco successo. Al momento sembra davvero un'età oscura per gli MMO. Alcuni potrebbero indicare il lancio di World of Warcraft nel 2004 come l'inizio del vero Golden Age, altri potrebbero sottolineare l'impatto di Ultima Online, ma è discutibile se prima di WoW ci fosse davvero un'età dell'oro degli MMO. World of Warcraft ha avuto un impatto simile sugli MMO a quello che Fortnite ha avuto sugli Battle Royale.
Una volta che World of Warcraft ha dimostrato il successo e la redditività a lungo termine nel 2004 e con le sue espansioni successive, è diventato difficile per investitori ignorare il potenziale di costruire un altro gioco simile. Questo ha avviato un'età dell'oro degli MMO, con alcuni titoli eccezionali che si sono affiancati a WoW, ma anche con molti fallimenti. Gli MMO erano al loro apice negli anni 2000, anche se alcuni progetti che hanno avuto successo a breve termine hanno ancora oggi supporto dalla comunità. Nonostante un rallentamento nel 2010, giochi come Guild Wars 2 e Star Wars The Old Republic hanno mantenuto vivo l'interesse per il genere. Nel 2013 gli MMO hanno conosciuto una sorta di rinascita grazie al ritorno di Old School RuneScape e al rilancio di Final Fantasy XIV, entrambi in grado di superare le difficoltà e di riconquistare i giocatori. L'attuale panorama dei giochi online multiplayer è caratterizzato da sfide finanziarie e creative significative. Le microtransazioni sono diventate un elemento cruciale per mantenere in vita questi giochi, poiché consentono ai produttori di finanziare lo sviluppo continuo e la manutenzione e il supporto ai server. Tuttavia, la crescente dipendenza da questo modello di business ha sollevato preoccupazioni riguardo alla priorità data al profitto rispetto alla qualità del gioco e all'esperienza del giocatore. Titoli, per esempio come RuneScape 3, sono stati criticati per l'eccessivo sfruttamento delle microtransazioni, a scapito dell'integrità del gameplay. Inoltre, la competizione nel settore degli MMO è estremamente accesa. I nuovi titoli devono competere con giganti consolidati come World of Warcraft, per l'appunto, e Final Fantasy, per attirare e trattenere i giocatori. Tuttavia, questa competizione spesso si traduce in una mancanza di innovazione con molti nuovi MMO che si aggrappano a formule convenzionali piuttosto che cercare nuove strade. Per avere successo, gli sviluppatori devono intraprendere una nuova strada e offrire un'esperienza di gioco unica e coinvolgente. Ciò potrebbe includere una struttura di progressione non convenzionale, come quella vista nei giochi di RuneScape, dove le missioni sono progettate per offrire una narrativa avvincente e ricompense significative, anziché semplicemente ripetere le stesse attività. C'è da dire anche che è essenziale che i nuovi MMO siano in grado di creare mondi virtuali vivaci e dinamici che catturino l'immaginazione dei giocatori e li immergano completamente nell'esperienza di gioco. Questo richiede uno sforzo creativo significativo da parte degli sviluppatori, che devono osare e sperimentare con nuove idee e concetti, anziché ripetere le stesse formule già viste in passato. Nonostante le sfide, c'è ancora ottimismo per il futuro degli MMO. Tuttavia, questo ottimismo sarà giustificato solo se gli sviluppatori saranno disposti a osare e innovare, rispondendo alle esigenze mutevoli dei giocatori e offrendo esperienze di gioco che vadano al di là delle aspettative. Per concludere, credo che il dilemma risieda nel tentativo di riprodurre gli MMO seguendo gli stessi schemi adottati negli anni 2000. Ritengo che il futuro di questo genere di giochi sia rappresentato da titoli come Granblue Fantasy Relink, in cui la componente multiplayer online è presente, ma non è necessario interagire costantemente con altri giocatori. Gli MMO dovrebbero evolversi da un approccio basato sull'obbligo di giocare in gruppo a un concetto di mondo condiviso, in cui i giocatori possono scegliere se cooperare o giocare in solitaria. Questa trasformazione potrebbe essere in qualche modo la direzione giusta da seguire. A questo proposito, ragazzi, adesso vorrei sapere la vostra. Quali sono le vostre aspettative per il mondo degli MMO, ma soprattutto cosa ritenete sia più opportuno per seguire, per rinsavire questo genere stagnato da troppo tempo? Scrivetemi le vostre impressioni qui sotto nei commenti e non dimenticate di mettere un like al video. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti!